Buongiorno ragazzi, allora, oggi marineremo il capretto e faccio vedere come marinare il capretto il giorno prima di Pasqua per poi poterlo cucinare il giorno dopo con le patate al forno. Ecco quel procedimento. Intanto, prima di tutto, il capretto, prima di marinarlo, lavatelo bene o se può acqua corrente. Io già ho fatto prima e resta asciutto. Poi, la cosa importante, lo marineremo al prosecco. Solitamente si può marinare con il vino bianco, vino rosso, ma quest'oggi l'ho voluta fare una versione un po' mia personale, quindi lo marineremo al prosecco. Prendiamo il capretto, lo mettiamo dentro al suo recipiente. Poi verseremo prima il prosecco, guardate quante belle bollicine che fa, poi prenderemo dell'aglio precedentemente sgusciato prima, lo schiacceremo, tanto a mano, mettiamo dentro. Poi metteremo all'interno dei rametti di rosmarino, non ci sono delle dosi precise, quindi abbondate, fate come volete, ad occhio, a piacere, qualcuno dice anche a sentimento, poi tanto mettete. Poi faremo un piccolo giro d'olio, ok? Poi mescoliamo bene con le mani tutto. Mescolate bene, fate in modo che il capretto si bagni tutto. Ok, a questo punto vi asciugate le mani. Prendete dell'acqua e coprite il tutto fino a copertura. E poi alla fine coprirete il tutto con della pellicola. A questo punto metterete il tutto in frigorifero, quindi stiamo parlando del capretto marinato il giorno prima di Pasqua per poi poterlo cucinare il giorno dopo, e lo lascerete riposare tutta la notte a marinare. Sicuramente il gusto e il sapore sarà ben diverso da cucinare il capretto direttamente preso dal frigo e messo dentro a un tegame. Quindi ragazzi, io per il momento vi saluto e vi ringrazio della visione. Buona Pasqua a tutti. Ciao.